la visione ai Livorno scatta l'operazione Belgrado, la squadra Maranto è pronta per la partenza alla volta della città serba, partita importante quella in casa del Partizan, gli Amaranto sconfitti al debutto nel gironcino della seconda fase di Coppa UEFA in casa da Glasgow Rangers, chiedono punti importanti da questa trasferta nell'est europeo. Ci sarà molto freddo a Belgrado, ma il clima sarà caldissimo, lo stadio e i tifosi del Partizan sono davvero molto molto calorosi. Andiamo però a sentire le impressioni di quelli che saranno i protagonisti sul terreno del Partizan Belgrado. It's the first time I ever felt this lonely. I wish someone cure this pain. It's funny when you think it's gonna work out till you chose weed over me. You're so lame. I thought you were cool until the point, up until the point you didn't call me when you said you would. Finally figured out you're all the same, always coming up with some kind of story. Every time I try to make you smile, you always feel sorry for yourself. Every time I try to make you laugh, you can't, you're too tough. You think you love less. Is that too much that I'm asking for? Fabio Galante una Coppa UEFA l'ha vinta, quindi può farci capire come il Livorno deve affrontare questa trasferta a Belgrado. Ma sai, l'ho vinta 8 anni fa, quindi è passato già un po' di tempo. Io penso che le partite in Europa sono tutte difficili, e quindi è una partita aperta e che noi andremo a affrontare cercando di mettere in difficoltà l'avversario, e poi insomma alla fine vedremo cosa abbiamo combinato. Allora, alla luce della sconfitta interna nella prima giornata, questa partita diventa determinante per il proseguo del cammino in Coppa? Sì, importante, ma come ho detto prima io penso che è un girone molto equilibrato e quindi fino alla fine sarà un girone molto aperto. Andiamo a affrontare una squadra che sembra che in casa sua sia molto forte. Comunque sappiamo, l'unica cosa sicura che sappiamo è che farà freddo. Spinelli ha detto voglio uscire prima possibile dalla Coppa UEFA, fa caldo dopo il pareggio in casa con l'Empoli, però Arrigoni vuole giocarsela fino in fondo. Guarda, io il presidente Spinelli lo conosco da tanti anni, è molto scaramantico, no? Quindi lui dice così, però in cuor suo vuole che facciamo bene anche in Europa e sarebbe contento di domani e comunque anche in futuro di avere dei successi. Babe, I guess you didn't take that warning, 'cause I'm not about to look at your face again. Can't you see that you lied to yourself? You can't see. Marco Amelia, che clima ti aspetti a Belgrado? Come sarete accolti? Ah, il clima penso farà freddo, poi l'accoglienza non sarà di certo delle migliori perché andiamo a giocare in una nazione dove di solito le tifoserie sono molto calde, però ecco, noi dobbiamo andare lì con la mentalità giusta, essere pronti a questo tipo
di stress e di tensione e cercare di fare la nostra gara per portare a casa la vittoria. Livorno a muso duro quindi? Sì, sì, assolutamente. Noi vogliamo rifarci della sconfitta con i Rangers, riprenderci i tre punti che ci spettano. Il campo è difficile, però abbiamo tutte le potenzialità per farlo. Amelia è uno dei calciatori più famosi del Livorno, insomma, fresco campione del mondo e magari sarei osservato speciale. Sì, è normale. Di certo questo non mi fa paura, anzi, è un motivo di orgoglio. Cercherò di fare ancora di più per dimostrare a tutti quanti qual è il mio valore. Mercoledì 1 novembre Livorno è arrivato a Belgrado, è atterrato nella città serba e cominciano i preparativi alla partita. Alle 17.30 di questo mercoledì c'è la conferenza stampa dei due allenatori, quindi andremo a sentire anche Daniele Arrigoni. Questo che state vedendo, questa è la sala stampa, avete visto anche nelle immagini quello che è il ristorante e quello che è il bar. Un vero e proprio ritrovo dei tifosi del Partizan Belgrado che trascorrono piacevoli pomeriggi qua a colloquiare di quello che è il calcio, di quello che è poi la vita della polisportiva del Partizan, una società fondata nel 1945 che raduna ben 25 discipline sportive. Il basket è probabilmente la principale, però il calcio non è affatto male, ha vinto 19 scudetti il Partizan e molte coppe di Lega Jugoslava. Insomma, una squadra di tutto rispetto che rappresenta questa splendida città di 1,5 milioni di abitanti. Insomma, Livorno, la nostra piccola provinciale realtà toscana ed italiana che si misura con una metropoli dell'est europeo. Però andiamo a sentire quello che pensa Daniele Arrigoni alla vigilia di questo delicato match di Coppa UEFA. Mister Arrigoni, allora la prima domanda è semplice, le sensazioni qua a Belgrado. Innanzitutto i colleghi serbi sono preparatissimi sul Livorno. Certo, sono preparati e sono molto gentili. Abbiamo trovato grande disponibilità, fra l'altro l'impianto di gioco è bellissimo. Il campo è veramente bello, tenuto perfettamente, perciò mi sembra che le cose siano tutte a posto. Sì, è uno stadio molto bello, molto confortevole, abbiamo visto il ristorante, forse in Italia dobbiamo ancora camminare molto per arrivare a questi livelli. Penso proprio di sì, penso che è una struttura magnifica. Tra l'altro mi hanno detto che nel centro dove ci alleneremo domani mattina poi è uno spettacolo, perciò veramente è tutto straordinario. Allora, mister, un viaggio un po' da incubo, lo possiamo dire, però siamo arrivati a Belgrado e a questo punto ce la giochiamo. Beh, chiaro, io l'ho detto più volte, noi dobbiamo cercare di fare una partita giudiziosa, perché la partita non è che sia semplice, perché fare il risultato qua non è facile per nessuno, però noi abbiamo il dovere, secondo me, di provarci, perché deve essere un obiettivo molto importante quello di riuscire a fare punti, perché ci permetterebbe di continuare a sognare perlomeno. Per chiudere la parte tua c'è un po' di emozione in questo vero e proprio debutto al cospetto di una squadra anche di nome, insomma hanno vinto 19 scudetti jugoslavi. Beh, già anche con Rangers onestamente eravamo una squadra di grande livello, però una partita così internazionale fuori casa è chiaro che c'è un po' di emozione, ma spero che ci sia anche nei miei giocatori perché è una partita importante. I was ordered to listen, now there's a way and I know. Have to go away, I know.
tempo sulla pista di atletica del Partizan Stadium di Belgrado. Belgrado che ha accolto il Livorno in un modo che un po' ci aspettavamo, con il freddo, con il nevischio, ed infatti sotto il nevischio Daniele Arrigoni sta dirigendo l'allenamento, non proprio quello di rifinitura che ci sarà nella mattina di giovedì, ma comunque una seduta per assaggiare, testare il terreno di gioco del Partizan, un terreno di gioco che è assolutamente perfetto nonostante il nevischio che cade copioso già da una buona mezz'ora. Come detto, freddo pungente qua a Belgrado, Livorno che viene, come ha detto il tecnico Daniele Arrigoni, per giocarsi le chance di qualificazione. In caso di vittoria, chiaramente nel borsino del girone le azioni del Livorno salirebbero di molto, in caso di risultato negativo niente sarebbe compromesso, perché in caso di due vittorie nelle due ultime partite con Maccabi Haifa ed Auxerre, gli Amaranto potrebbero staccare il biglietto per i sedicesimi di finale. Nelle nostre immagini ancora l'allenamento del mercoledì diretto dal tecnico Daniele Arrigoni, che non si sottrae al nevischio, infatti disputa la partitella a ranghi compatti insieme ai suoi ragazzi, insieme alla squadra. Seguiamo il nostro diario di bordo qua a Belgrado, è giovedì mattina e finalmente sulla città serba splende il sole, ma continua a fare freddo alle nostre spalle. Vediamo il Danubio, Belgrado sorge laddove la Sava va proprio a confluire nel Danubio. Abbiamo detto freddo pungente, questa sera la temperatura calerà ulteriormente, vedremo se la squadra di Arrigoni saprà tenere testa al Partizan. Questa sera c'è anche la partita di basket, Partizan contro Maccabi Tel Aviv, c'è uno sciopero del tifo, i Gremlins, i sostenitori del Partizan, la squadra di calcio, sono in sciopero, sono in aperta contestazione nei confronti del presidente. Caro biglietti e campagna acquisti, diciamo così, poco soddisfacente, nonostante le ultime tre vittorie consecutive in campionato, sono i motivi di questo sciopero, e quindi stasera sul terreno del Partizan Arena non ci sarà il pienone delle grandi occasioni. Vedremo se il Livorno, come detto, riuscirà a tenere testa, mentre qua passano le ragazze a far footing qua nella mattina di Belgrado. Dicevamo, formazione, difficile parlarne, però sicuramente giocherà Cristiano Lucarelli, sicuramente sarà fuori Antonio Filippini, che avrà un turno di riposo e potrà tornare utile in caso di necessità durante la partita. Ballottaggio in avanti, Danile Vicius, Bakayoko, queste le ultime. La difesa sembra ormai fatta con Kufur, Grandoni e Galante davanti al portiere Amelia. Scontato anche il rientro in squadra di Vidigal, questo però a pochi minuti dall'allenamento di rifinitura. Adesso noi andiamo a goderci un po' a Belgrado. Alessandro Bernini, inviato del Tirreno qua a Belgrado. Allora, che atmosfera si respira? E noi intanto diciamo che siamo nel ristorante del Partizan, un complesso veramente magnifico questo dello stadio della squadra bianconera, questa polisportiva importante. Dicevamo, che aria si respira? Ma è un po' la scoperta dell'altra faccia del calcio, quella più bella, più nobile, più affascinante, perché non è il calcio che si esaurisce in una partita di 90 minuti, ma si vive un po' per tutta la giornata. Questa è una sorta di club proprio esclusivo del Partizan, chiaramente sono esclusive che possono appartenere soltanto a chi detiene anche lo stadio, ed è bello vedere tifosi che magari passano tutta la giornata così in una struttura della società. Alessandro, che Livorno ti aspetti qua a Belgrado? Partita importante, perché Livorno ha perso la prima per rimanere in corsa, partita importante per le esternazioni del presidente Spinelli del dopo Empoli, insomma una tappa importante di questa stagione. Sì, più che altro perché mi sembra che comunque la squadra sia allineata con Arrigoni sotto il profilo della volontà di andare avanti.
Spinelli ha detto che vuole uscire, poi alla fine non so quanto ne sia profondamente convinto, se quella era un'esternazione post partita, perché poi comunque alla lunga, se passi il turno, anche la Coppa UEFA non tanti, ma un po' ti porta dei soldi. Una società deve sempre stare attenta anche a questo. E poi io credo che il profumo europeo, soprattutto per chi non l'ha mai respirato, è bello. Difficile parlare di formazione anche se siamo nell'immediata vigilia, sembrano in rialzo le quotazioni di Filippini, Bakayoko sembra favorito rispetto a Daniele Vicius davanti, secondo te Arrigoni regalerà qualche sorpresa? Di sicuro non regala niente sotto il profilo della qualità e della bontà della sua formazione, io credo che lui schiererà quella che secondo lui è la migliore. Forse l'unico giocatore, diciamo, non tra gli 11 migliori può essere Vidigal, però ci sono 4 centrocampisti in rosa e magari uno va ruotato per forza, per cui forse l'escusa secondo me sarà Filippini, perché Vidigal in UEFA ha sempre giocato. In difesa c'è abbondanza, io credo che anche Pavan, che pure oggi dovrebbe partire in panchina, è uno che farebbe la sua figura in UEFA e anche in campionato. Per quanto riguarda il reparto offensivo, c'è Lucarelli fisso e Daniele Vicius, Bakayoko, che devono giocare una partita ciascuno, uno in campionato e uno in UEFA. Secondo me giocherà Bakayoko. Francesco Foresi, inviato della Nazione a Belgrado, la diciamo subito che hai vinto l'Oscar della simpatia in questi due giorni in Serbia, veramente la tua compagnia fantastica. Ha tirato un po' sul morale in questa città molto molto fredda e quindi anche dal punto di vista meteorologico partita difficile per il Livorno. Città molto grigia direi, una partita difficile anche perché obiettivamente io personalmente non conosco molto la forza del Partizan, però mi fa paura tra virgolette l'ambiente che potremmo trovare, anche se sappiamo che c'è una sorta di contestazione da parte dello zoccolo duro della tifoseria siriana nei confronti della presidenza, però insomma comunque quello di oggi è una prova di maturità per il Livorno, per capire bene cosa può fare in questa Coppa UEFA dopo anche le esternazioni del nostro presidente. Vediamo un po', io sono convinto che Livorno può disputare una buona gara sempre che la squadra sappia dare quella dimostrazione di determinazione, di grinta, di voglia di lottare. A me va bene tutto, qualsiasi risultato va bene, però voglio vedere un Livorno che esce dal campo avendo sputato sangue e non come è successo magari in altre occasioni più che altro in campionato. Allora, la squadra è blindata, nel senso che ha disputato, ha fatto l'allenamento di questa mattina nel complesso, nel Milanello del Partizan, come l'hanno definito proprio gli stessi sostenitori bianconeri. Quindi non abbiamo visto la squadra. Secondo te ci saranno delle sorprese in formazione, oppure quella annunciata con Bakayoko più sì rispetto a Daniele Vicius e Passoni favorito rispetto a Filippini? Ma io credo che non ci siano delle grosse novità, credo che Arrigoni, a meno che sia successo qualcosa stamattina, cosa che al momento non ci risulta, ha scelto gli 11 da mandare in campo e vediamo un po', perché a parte è una squadra che dà determinate garanzie, è una squadra secondo me abbastanza equilibrata, con almeno un mediano vero in campo e non si commette l'errore che abbiamo compiuto nella partita con i Rangers, per la squadra è entrata in campo con un centrocampo abbastanza ballerino. Io credo che insomma la squadra ha la sua fisonomia, gli 11 sono questi qua, poi sai, dal Bakayoko con Daniele Vicius non è che poi cambi più di tanto. Bakayoko è più di movimento, Daniele Vicius è un giocatore che può magari risolvere, cioè vede meglio la porta rispetto a lui, però comunque io credo che determinante sarà la porta come sempre di Cristiano Lucarelli, che è un giocatore che può fare la differenza. Per chiudere ti faccio una domanda di carattere personale, dal punto di vista professionale, che esperienza è questa? Meravigliosa, io non mi dimenticherò mai questa esperienza che abbiamo fatto sia in Austria che qua, insomma anche per noi che prima di essere giornalisti siamo tifosi, è meraviglioso seguire Livorno in queste avventure e poi anche a livello professionale chiaramente abbiamo un altro sono soddisfazioni che non ce le possiamo mai dimenticare, speriamo di poterle ripetere anche in futuro. Cominciamo con la stessa domanda con la quale ho finito l'intervista a Francesco Foresi, da un punto di vista personale, professionale, anche umano, che esperienza è questa? Direi che è un'esperienza sicuramente eccezionale, un'esperienza nuova, un'esperienza diversa, è qualcosa che ti inserisce in un mondo completamente diverso, che tanti altri colleghi della fortuna vivono quotidianamente anno dopo anno, e anche noi, e contemporaneamente anche la squadra e tutta la città può avere praticamente un tipo di esperienza diversa, un tipo di esperienza nuovo, quella, come dire, quei brividi, quelle sensazioni che ti possono dare soltanto delle situazioni del genere, che dopo la routine o la quotidianità delle sole partite di campionato hai un qualcosa di diverso, un diversivo, una novità, è tutto nuovo, sia per quanto riguarda i rapporti con la lingua, i rapporti con ambienti diversi, con realtà diverse, soprattutto scopri che il calcio in Europa, dopo Pasching anche Partizan lo conferma, è forse un qualcosa di diverso di quello che si vive in Italia. Abbiamo visto un Arrigoni molto tranquillo in questi due giorni a Belgrado.
E questo può essere importante per la squadra all'indomani di una partita con l'Empoli un po' complicata, soprattutto, anzi meglio, complicata dalle esternazioni post partita del presidente. Invece mi sembra che Arrigoni abbia tenuto il profilo basso, la squadra sia tranquilla così come lui e possa affrontare le migliori condizioni psicologiche questa partita. Sì, credo di sì, un po' la tranquillità dei nervi distesi, cioè della serie non abbiamo vinto con l'Empoli, non abbiamo vinto con il Siena, ma non abbiamo neanche perso. E forse l'unico neo di queste due partite è stata la mancanza di realizzazioni, di reti, perché forse se terminava un 1-1 magari Spinelli avrebbe secondo me storto la bocca in modo più tranquillo, più inferiore. La partita di Milano con l'Inter, abbiamo visto quello che come l'Inter ha trattato il Milan, quindi la possiamo considerare una partita che sotto il profilo della valutazione e della prestazione del Livorno non conti. Quindi sotto il resto c'è da dire che la squadra, ripeto, non sta andando benissimo, non sta volando, però non sta andando neanche molto male, insomma, ecco. Sono convinto che la tabella di marcia all'inizio del campionato forse prevedeva qualche punto in meno rispetto a quello che abbiamo in classifica, quindi prendiamoci il campionato, prendiamoci questo torneo come ha sempre predicato lo scorso anno lo stesso presidente Spinelli, cioè della serie voglio lui UEFA, prendiamoci questa esperienza, facciamo questo, appunto questo torneo e appunto giochiamocelo fino in fondo. Siamo qua a Belgrado contro una squadra che sulla carta è anche superiore, è superiore soprattutto ad esperienza, perché questi hanno già giocato 130-139 partite per esattezza in Europa. Noi siamo in trasferta soltanto alla seconda, siamo alla quarta nel globale, però appunto facciamoci esperienza e poi vendiamo cara la pelle fino in fondo, entriamo in campo con la serenità ma con la determinazione giusta come in qualsiasi altra partita. Lottare col cuore su ogni pallone, più forti del freddo dell'est, più forti dell'emozione di esserci, anzi con l'orgoglio di esserci. Buonasera da Belgrado, la notte del 2 novembre 2006. Sportivi della Toscana, siete collegati con il Partizan Stadium, dove tra pochi minuti si affronteranno Partizan Belgrado e Livorno per la seconda giornata del girone A della seconda fase di Coppa UEFA. I bianconeri di Miograd e Jezic debuttano questa sera nel gironcino, il Livorno invece deve rimediare il KO casalingo con il Glasgow Rangers. Andiamo subito a leggere le formazioni, non ci sono state sorprese per quanto riguarda il Partizan, il 4-4-2 annunciato e il 4-4-2 che vedremo questa sera. Andiamo quindi a leggere la formazione, c'è stato un forfè dell'ultimo momento, il centrocampista centrale Nade si è infortunato, al suo posto Miroslavljevic. Andiamo quindi a leggere la formazione della squadra. Nel freddo di Belgrado sbuca all'improvviso Marco Amelia e con un incredibile gol di testa regala il pareggio a Livorno. Un episodio che ha messo il sigillo ad una partita che Livorno non si meritava di perdere e ad una giornata storica per Telegranducato, che ha realizzato la diretta da Belgrado seguita da migliaia e migliaia di sportivi. La partita con il Partizan valeva molto per gli Amaranto. La squadra di Arrigoni ha giocato con grande carattere, cercando di nascondere le difficoltà oggettive che deve sopportare in questa fase della stagione. Nel primo tempo il Livorno è partito bene, proponendosi in avanti con autorità. Dopo i primi 10 minuti la partita però ha preso un'altra piega e la squadra di Belgrado ha avuto 2 o 3 occasioni per passare in vantaggio. Kufur non era in serata e a centrocampo Vidigal e Morrone soffrivano la velocità degli avversari. Brividi e paure per 25 minuti, poi un finale più confortante con la grande occasione capitata sui piedi di Cristiano Lucarelli, che ha messo fuori un bell'invito di Fersel. Nel secondo tempo il Livorno si è ripresentato più quadrato e organizzato. Proprio nel momento in cui sembrava poter prendere in mano le redini dell'incontro, ha invece subito la rete del Partizan. A quel punto tutto sembrava compromesso, anche perché Lucarelli e compagni non riuscivano a chiudere gli avversari nella loro metà campo e subivano i contropiedi veloci dei serbi. Poi l'episodio incredibile e decisivo che ha visto Amelia assoluto protagonista. Il portiere, quando ancora mancavano 4 minuti alla fine, ha lasciato la sua posizione raggiungendo l'area avversaria per sfruttare la punizione di Passoni. Il pallone è arrivato proprio lì, dove era il numero 1. Colpo di testa e portiere avversario trafitto. L'entusiasmo è esploso e Amelia è corsa ad abbracciare Arrigoni. Poi il fischio finale e la gioia per il pareggio, gioia che è stata condivisa da tutti, tranne che da Spinelli, che non ha trascurato di ricordare ancora una volta la sua idea. Non ce la facciamo a reggere questi ritmi, ha detto, dobbiamo dedicarci al campionato. Il Livorno, visto ieri sera, almeno sotto il profilo dell'orgoglio, non appare molto d'accordo.
Aeroporto di Belgrado è l'ora del ritorno. Nelson Ricci, direttore sportivo del Livorno. Io ho perso la voce un po' per il freddo, un po' per la gioia nel finale. Ti era mai successo? No, effettivamente no, però è stata una cosa semplice, bella e soprattutto improvvisata. È partito da solo, è andato, ha fatto gol per la gioia di tutti. Sicuramente è una cosa insperabile, però questo premia anche la sua concentrazione, la sua voglia. Non è facile andare, uscire di porta e cercare di realizzare una gara. Ci aveva già provato, se vi ricordate, col Treviso, nel gol finale di Galante. Stavolta è stato lui il protagonista. Senti Nelson, al di là di questo, un Livorno nel primo tempo ordinato, è stato bravo anche a ripartire. Il secondo tempo ha sofferto un pochino di più, poi il gol di Amelia alla fine, per come si erano messe le cose, poteva anche vincere la squadra, però va bene così, Livorno rimane in corsa. Sì, hai detto bene, il primo tempo è stato un primo tempo soprattutto tattico, ben controllato. Nella ripresa abbiamo fatto fatica nella parte centrale, abbiamo preso gol, direi una mezza disattenzione che ci hanno fatti saltare in uno scambio loro, però il risultato è giusto, Faragrinza rispecchia esattamente i valori in campo. Nello spogliatoio che cosa è successo nel dopo partita? Abbiamo visto una grande festa da Arrigoni subito dopo che Amelia ha segnato. Sì, abbiamo preso tutti con gioia, con anche con ilarità e con contentezza, perché abbiamo raddrizzato virtualmente una coppa che abbiamo dimostrato oggi, specialmente in natura, di tenerci. Ora aspettiamo l'altro risultato, ci giocheremo tutto in casa con l'AIFA Tel Aviv e poi guarderemo di far bene a Auxerre. Ci teniamo a sta coppa. Allora, siamo al 42esimo minuto del secondo tempo, allo stadio del Partizan a Belgrado. Il Livorno è sotto di un gol. Che cosa ti salta in testa? Che cosa scatta in quel momento? Mancava parecchio alla fine della partita. Sì, mancava parecchio. Ho visto che Thomas si stava spogliando per entrare, c'è una punizione importante, mi sono girato verso il tabellone, ho visto i minuti, ho pensato all'inizio forse è presto, poi sono partito dritto, tutti mi volevano fermare, volevo per forza uscire indenne da questo stadio, perché la trasferta, il freddo, non potevamo tornare con la sconfitta. Allora Marco, colpo di testa, manona di Crani e palla dentro. Cosa hai pensato? Cosa è successo dentro di te? Vedi, cose un po' spinte, sinceramente non dico un orgasmo, però ho goduto come un matto, perché vedere oltrepassare la linea, vedere la palla oltrepassare la linea è stata una gioia immensa, e tutti i compagni a abbracciarsi col mister, veramente una cosa splendida, non potevamo perdere. Alla fine, anzi, secondo me, potevamo anche sfruttare la loro delusione per il pareggio e potevamo anche vincerla, però credo che siamo contenti così perché siamo sempre in corsa. Qualche giorno fa, ricordando una volta che sei venuto ospite delle nostre trasmissioni, ti presentai dicendo: non capita tutti i giorni di avere il portiere dell'Under 21 ospite in trasmissione, poi non capita tutti i giorni di avere il portiere della nazionale, poi non capita tutti i giorni di avere il campione del mondo in trasmissione, e ti ho detto: difficile fare qualcos'altro. Sei riuscito anche in questo, insomma, sei nella storia tutto tondo, a 360 gradi, completamente dentro la storia del Livorno, insomma, non è cosa semplice. No, io mi sono prefissato fin da quando ero bambino di voler fare qualcosa in più, non rientrare nella normalità. Ci ho provato, poi ecco, queste sono cose che vengono per la mia mentalità. Già ci avevo provato l'anno scorso e ci sono riuscito a metà, anzi. Ho propiziato il gol, il pareggio di Galante col Treviso, poi oggi sono andato lì con tutta la forza e la cattiveria che avevo e ho piegato le mani a Kralic. Lo stavo pensando, ti rendi conto che ha creato un problema ad Arrigoni in questo momento, perché ora è ancora più imbarazzo della scelta degli attaccanti. No, io sto bene nel mio ruolo, no, non voglio assolutamente creare problemi, anzi, al di là delle battute abbiamo attaccanti bravissimi, fortissimi. Cristiano su tutti e gli altri che sono lì dietro a contribuire alla classifica cannonieri. Ti faccio la domanda più banale che si fa un attaccante che segna, però farla a te è un sapore particolare. A chi dedichi il gol? Ma dedico naturalmente a tutta la mia famiglia, in primis ai miei nonni che mi vogliono tanto bene, e poi alla squadra, a tutti, al gruppo, al mister Arrigoni, al presidente, penso a tutti, alla città di Livorno. Il gol non c'è uno in particolare.
penso di dedicarlo a tutte le persone che vogliono bene. Tra l'altro un gol che a Livorno hanno visto in diretta, grazie a Telegranducato è stato uno sforzo di tutti, insomma non ci potevi fare il miglior regalo. Non ci poteva non essere la diretta per questa partita, perché se non c'era, non dico che rosicavo, però sono contento che l'hanno vista, soprattutto in patria a Livorno. Poi ora spero che riescano a vederlo anche i miei genitori a Roma tramite le altre testate, perché voglio far gioire anche loro. C'è il cross di Passoni adesso. Palla buona, addirittura Amelia! E c'è il pareggio del Livorno! Marco Amelia pareggia per il Livorno! Questa la raccontiamo ai nipoti! Questa la raccontiamo ai nipoti! Marcone Amelia la mette dentro lui! Incredibile! Tutti ad abbracciare Arrigoni, perché questo è un successo anche di Arrigoni! Partizan Livorno, l'evento sportivo e l'evento televisivo. Grande entusiasmo tra tutti coloro che hanno seguito la diretta di Telegranducato. Per noi record di ascolti. La trasmissione di Granducato è fenomenale. Meno male c'abbiamo lui, perché se non c'era lui ci vedrà almeno della lì. Ma gran colpo di Granducato, stiamo diventando ormai una televisione che passa confini della provincia, della regione, insomma. Bello spettacolo. Bello spettacolo e bel colpo, complimenti. Che siete fenomenali, bravi, bravi voi, bravi voi. Grazie. E poi brava Amelia, ma voi mi avete proprio stupito, mi avete entusiasmato, bravi. Lo spettacolo è stato bellissimo, anche tutto il complesso della vostra trasmissione è andata bene, la radio cronaca e tutto il resto, sono veramente contento. È stato, penso, un evento storico per Telegranducato, racconterò ai miei figli. Una cosa molto bella, grandi complimenti a voi che l'avete organizzata, alla squadra che anche se gioca, insomma, non è come piace a me, comunque si è comportata bene. È stata buona, sì, è stata buona, buona trasmissione. Sì, quel vostro cronista è bravo. Ti sapeva un centravanti, a Livorno non ti sapeva. E poi ringrazio apertamente Granducato che ci ha fatto vedere la partita. E se non c'era Granducato non si vedeva la partita, una grande trasmittente anche che ha sempre fatto il bene del Livorno e dei livornesi. Un bel applauso per Granducato che ci ha fatto vedere la partita, fra l'altro sono tifosa io.